Ciao Gio, eravamo un attimo sull'attualità post partita di ieri sera. Gio, che stavo dicendo, è partita, diciamo, con il tattico che ha sfondato questo muro, dicendo che Haaland nelle partite decisive non è, sparisce sempre. Flavio adesso... Gianni Bianco l'ha detto. Ah, Gianni. Dopodiché Flavio ha messo il carico dicendo che è come Ibrahimovic, e adesso è entrato, si chiama Nicola Mano, dicendo che anche Battistuta era così. Io non so, è una gara praticamente a chi la tira più alta. Aspetta, io voglio spiegarmi. No, se non serve, mandatelo alla Continasse, che qui è un posto. Infatti, lo stavo dicendo prima, mandatecelo a noi. No, vabbè, io dico solo questo, cioè Ibrahimovic, dove è andato, ha vinto, ok? Ha vinto in qualsiasi campionato, tranne un paio di volte. Ha vinto, vabbè, anche l'Europa League, ok? No, si è infortunato, però comunque ha vinto anche lì. È uno che ha fatto più di 500 gol in carriera e più di 200 assist in carriera. Dove andava era il più dominante, solo ma per la Champions League. Al Barcellona non è stato dominante, ma tu il calcio lo guardi nelle statistiche o guardi le partite? Ibrahimovic nelle partite in Champions League che contano è sempre sparito. Io ti faccio ma una domanda, non conta solo quella, vai, dimmi. Mi dici due partite in Champions League dagli ottavi in poi in cui Ibra ha fatto la differenza? Ma no, agli ottavi probabilmente mi ricordo forse col PSG che fece quel gol all'incrocio dei pali, però vabbè, non con una squadra incredibile. Ma il discorso è se la spotti sulla Champions. Non mi rispondere, semplice. Nico, mi ha dato specifico. Non mi ricordo in questo momento, forse con l'Arsenal. E quindi mi te l'hanno ragione. Mi ricordo Milan-Arsenal, ma non è solo Champions League però il calcio. Cioè, sì, è comunque uno che ha vinto, però fenomeno con cioè... Bologna di Mingazzini. Ma non è il Bologna, ma vince campionati su campionati. Fratello caro, Benzema, Ibrahimovic, è vero che non è... No, Benzema, Ibra, se lo mette... Ma sì. Non è vero, Benzema è un fenomeno. E tu vai, Ibra, capisci? Non è vero. Sentiamo il parere... Quando giocava nella Fiorentina... Sentiamo il parere anche degli altri, scusate. Vado, vai Kaiser, vai. No, allora, per quanto riguarda Ibra, io dissi la stessa cosa su un post Facebook che mi è comparso e ne ho parlato con i miei amici, lo dissi nel 2011. È dominante in campo, ma è anche vero che Manfredi ha detto una parola intelligente prima, ha detto accentratore di gioco. Se tu fossi l'allenatore avversario, quale sarebbe la prima tattica che utilizzeresti quando affronti un determinato tipo di giocatore? Prima cosa di tutti, blocchi la centralità del gioco. Quindi... sempre marcato e controllato e guardato a 360 gradi. Non mi trovano d'accordo mai né su Batistuta, perché Batistuta fuori classe totale e tanto più forte di Ibra, proprio tanto più forte di Ibra sotto tutti i punti di vista. Sono d'accordo. Cattiveria, per me, togliendo vabbè, i vari Messi, Maradona, questi qua, Bati è stato il più forte attaccante della storia dell'Argentina. La più forte prima punta. Sottoscrivo, sarà che io l'ho vissuto in pieno. Non so, Giovanni, cosa ne pensa? Hat-trick, dopodiché andiamo su. No, vabbè, ma il discorso secondo me è che molti non l'hanno vissuto. Batistuta, non avendolo visto, giustamente, come fai a dire a uno dice Batistuta è meglio di Ibrahimovic e tutti quanti dicono: no, che cazzo stai dicendo? No, fermati. Chi ha visto Batistuta giocare, se è un altro pianeta, siamo su un altro discorso. Ma che vuol dire? Che Maradona l'ha visto giocare? Che vuol dire sta roba? Cioè, la poi non c'è chi che vuol dire? No. Ma che vuol dire? Ma come le giocatori? Non è che stai parlando di Padoin? Il più grande centravanti della storia dell'Argentina. Batti, lascialo non dire stesse cose, mi hai tempo di dire stesse cose, Flavio. Dai. No, poi c'è anche la Batistuta fortissima. Però Ibrahimovic, raga, Ibrahimovic è uno probabilmente dopo Van Basten. Batistuta con la Fiorentina andava al Camp Nou, faceva la differenza. Andava al Wembley, faceva la differenza. Incontrava il Manchester, faceva la differenza. Ma pure Ibra faceva la differenza. Con l'Argentina non c'è stata una partita in cui Bati non ha fatto nulla, ragazzi. Partendo dal presupposto che per me il 9 più forte della mia, che ho visto in vita mia è stato Van Basten. Non ce n'è per nessuno, allora. Mi dispiace dirlo. Però poi c'è, per me c'è Batistuta. Sarà poi per me c'è Ronaldo. Ma io mi Batistuta, 26 mesi che mi rubate 5 euro. Grazie, fratello. Oh, 5 per 26. Questo mette solo 5 euro e si lamenta. Allora, andiamo un attimo sulle notizie del giorno. Tu lo fai sentire pure. Haaland, serata da... Ah, beh, proprio queste qua, diciamo, no? Serata da dimenticare per Haaland. Vabbè. Siamo sulla Juve, però, che visto che ci abbiamo Giovanni, so che ha poco tempo, per favore. La voce, caro Giovanni, di un interessamento Juve per Zaccagni e Felipe Anderson. No, Anderson. Siamo oltre l'interessamento, dai. Anderson è quasi fatta, penso. Siamo verso la definizione per quanto riguarda Felipe Anderson, che si muove a zero l'estate prossima. Manca davvero la firma e forse il bonifico per quanto riguarda
il brasiliano, che secondo me ci dà già un indirizzo su quello che sarà il mercato della Juve l'estate prossima. Cioè si cerca esperienza, si cerca di andare più sul sicuro possibile, serve all'interno del gruppo, serve anche qualche giocatore di riferimento. Tra l'altro Felipe Anderson si porta dietro il decreto crescita, questo quindi dà la possibilità alla Juve sì di alzargli leggermente lo stipendio rispetto a quello che percepisce la Lazio, ma di tenere comunque il costo azienda piuttosto basso. Per quanto riguarda Zaccagni, anche qui siamo oltre l'interessamento, perché i sondaggi risalgono a tanto tempo fa, adesso siamo invece ai primi confronti con l'entourage. Discorso diverso, perché Zaccagni, a differenza di Felipe Anderson, ha un contratto che scade al 2025, 2025. Quindi bisogna passare dalla Lazio. Però è chiaro che la Lazio, in assenza di rinnovo, il giocatore a un anno dalla scadenza potrebbe pensare di cederlo. Quindi aspettiamo, però Zaccagni è un altro nome forte per quanto riguarda i ragionamenti della Juve. Mi pare di capire che se la Juve va verso la ricerca di tanti attaccanti esterni, vuol dire che vuole cambiare. Ma quindi dicono, chiedono in chat, Yıldız, Süle, così, quindi non potrebbero... Ma allora, Chiesa a fine stagione, insomma, o trova l'accordo per il rinnovo o rischia di andare via ad una... Oh mio Dio! Allora, devo cambiare il titolo, aspetta un attimo, gioco allora. No, vado subito, addio, cioè, addio Chiesa? Crisi Juve. Programma Juve, te ne vanno tutti, addio Chiesa. Grazie Natural Rieck e Produzioni Reali, grazie mille. Questo è pesantissimo. Semplicemente un contratto che è in scadenza al 2025, la Juve ha necessità di blindare l'investimento fatto. Quindi a un anno dalla scadenza o rinnova o rischia di andare via alla prima buona offerta. Per quanto riguarda il Leeds, non si tocca, è un prospetto che troverà molto più spazio nel futuro prossimo. Sule si sta esprimendo quest'anno e attrae già offerte importanti dalla Premier League, attorno ai 40 milioni, e di fronte a queste offerte la Juve cede. Scusami, ma poi faccio la domanda a tutti, ma gli acquisti di Zaccagni e Felipe Anderson... Sì, dicono giochi tre competizioni, stanno dicendo, scusa Manfred in chat... No, giusto, giochi quattro. Quindi c'è anche il mondiale per club. Noi passiamo da una Juve che oggi può reggere il campionato, le partite di Coppa Italia, e l'estate scorsa, non avendo potuto fare mercato per questioni economiche, ha ridotto tanto la rosa, a una stagione che prevede, con la qualificazione in Champions League, 50-60 partite di alto livello, e comunque giocando ogni tre giorni devi mantenere omogenea la proposta di gioco. In realtà sono cinque competizioni, Giova, c'è la Supercoppa italiana, la Juve. Vabbè, dai. Quindi questa è la nuova Juve, signori. Questa potrebbe essere la nuova Juve di Massimiliano Allegri. Stavo dicendo, Felipe Anderson e Zaccagni potrebbero essere due indizi un'idea per il nuovo allenatore. Ma io credo di sì. Di certo, se la Juve cerca attaccanti esterni, vuol dire che vuole proporsi in maniera diversa, vuol dire che si sta ragionando su un tridente o su tre mezze punte a supporto di un centravanti. 4-2-3-1, secondo me. Io credo. Io ti dico, Zaccagni, visto, cioè Zaccagni, secondo me, come anche Felipe Anderson, sono due profili per la Juve che, al di là che secondo me non sono a livello della Juve, Gio, mi permetto di dire il mio parere, ma soprattutto sono spesso infortunati, cioè ti danno anche poca sicurezza. Allora sono perfetti per la Juve, sì. Però non sarebbero titolari, Andre. Infatti. E chi ci metti? E chi ci metti? Vabbè, cioè, a sinistra ci puoi mettere Yıldız. Allora, vabbè, no, su lei io vi dico che a gennaio su lei è stato offerto alla Fiorentina. Azzo. E la Fiorentina che ha detto? A gennaio la Juventus ha provato a prendere Bonaventura e gli ha detto alla Fiorentina: visto che noi venderemo Sule, ti diamo il diritto di prelazione a giugno. La Fiorentina poi ha rifiutato, perché ha preferito tenere Bonaventura, però loro hanno già deciso di vendere Sule a giugno. Sì, a meno però... che Thiago Motta non arriva e dice: io lo tengo. Ragazzi, ma scusatemi, ma se dovesse arrivare un profilo meno squadra meno forte di Allegri sulla carta, quindi Thiago Motta per esempio, cioè secondo me ci sta a fare questi acquisti. Non è che viene Thiago Motta e ti chiede Salah, cioè... vabbè, però vai a prendere Orsolini, se poi... devi prendere Felipe Anderson, a sto punto vai a prendere Orsolini, se porti Thiago Motta, veramente a zero.
Andrea a zero, Felipe Anderson. Zero. Ma, ma deve comprare troppi giocatori la Juve, qualcuno a zero lo deve prendere, Anderson è... Ma certo. Sotto questo punto di vista. Ti piace te Kaiser questa Juve? Ah, dipende chi arriva come allenatore e dipende poi chi compra come livello di investimento, perché la Juve deve comprare tre top assolutamente, se no non può affrontare cinque. Ma non ce li hai i soldi per fare tre top la Juve? Ce li ha, ce li ha. Ma come no, arrivano i soldi la Champions. Deve vendere qualcuno, raga. Sulle già è Vlahovic. Allora, vendi Vlahovic, ok. No, a parte che l'anno prossimo dalla Juve se ne vanno in 7-8. Grazie Giancarlo che ne ha regalato un abbonamento, chiedo scusa. Meno 67, spam di mecenate, lo metto anch'io per mio figlio. E stasera il re di Tiki Takatoe, Augusto Sciscione, dopo il post partita, sfiderà l'uomo gatto. Occhio. Tra chi non rinnova, tra chi viene mandato via, saranno 7-8 quelli che vanno via dalla Juve, non sono pochi. Perciò comunque bisogna cercare, ci sarà un grande risparmio pure a livello di ingaggi. Joe, quindi una Juve livellata praticamente al ribasso, cioè una Juve che diventa una squadra che deve vincere lo scudetto, inizia a diventare... Una che deve arrivare quarta. Un po' verso il basso. Ma che il progetto di ridimensionamento dei costi è nel suo pieno svolgimento non è un segreto. Questa è una squadra che sta continuando a badare alla sostenibilità, che la si deve fare con tantissima attenzione. Andare al bot immediatamente. La prospettiva è, io credo, ci sia un aspetto importante. In estate la Juve dovrà fare tante cose e oggi però la situazione economica non è che è stata stravolta in positivo, quindi bisognerà trovare la quadra, dovrà fare qualche investimento, dovrà fare qualche prestito, dovrà prendere qualche occasione a parametro zero come Felipe Anderson. Dov'è che manca in questo momento la rosa della Juve? Manca in esperienza e in qualità. In quei ruoli strategici i mezzi giocatori proverà a metterli da parte e dentro metterà dei top che dovranno essere di riferimento, perché in questo momento qua la Juve di riferimenti dentro il campo ne ha pochi, anche perché poi Rabiot rimane, Gio? Su Rabiot c'è un discorso, c'è davvero un caso da studiare, ma capiremo nelle prossime settimane, perché è vero che lui è legato ad Allegri, però è altrettanto vero che Thiago Motta è il suo idolo da sempre, il suo riferimento da sempre dai tempi del Paris Saint-Germain. Quindi dovesse andar via Allegri, non è così scontato che Rabiot possa fare dei ragionamenti netti in assenza di offerte o di rinnovo. Quindi secondo me su Rabiot dobbiamo aspettare fine stagione. Lui non ha mai nascosto la volontà di andare prima o poi in Premier League. Però aspettiamo, perché poi la Juve ti fa fare oltre la Champions League ti fa fare il mondiale per club e magari alcuni club inglesi non ti consentono di poter fare questa competizione, quindi c'è da aspettare. Ancora di più Rabiot sarebbe molto centrale per la Juve del futuro. André, chiaro. Allora, stop con la Juve che dobbiamo andare su Sarri e Napoli. Ringrazio Giova di essere stato con noi. Grazie mille, ciao, Giova, ragazzi, di essere passato dal bar. Grazie mille, fratello. Allora. Spammate il canale del signor Albanese. Calcio, una cosa sola, scusami. L'ultima, cioè non è che non è notizia, però attenzione a Bremer. No, io vi do una notizia, André, piccolissima sulla Juventus. Thiago Motta 2 mesi fa ha già detto che a lui non piace Szczęsny e vuole un altro portiere.